Oggi parliamo con Marco Campione, che è un esperto di politiche scolastiche. Recentemente ha curato insieme ad Emanuele Contu un libro dal titolo Liberare la scuola, 20 anni di scuole autonome. Quindi Marco Campione è un grande conoscitore dei problemi del sistema scolastico italiano, si è occupato di svariate questioni nel corso dei suoi anni di lavoro. Ultimamente si è occupato molto anche del tema del precariato e delle modalità di reclutamento. Quindi con Marco Campione parliamo di un argomento che oggi è molto dibattuto e di grande attualità sono le norme contenute nel decreto Sostegni bis che riguardano proprio le procedure di reclutamento e la soluzione o il tentativo di soluzione dello storico cronico problema del precariato scolastico. Allora, con Marco Campione incominciamo a parlare in particolare dell'articolo 59 del decreto, facendo però una premessa. Il testo che stiamo commentando con lui è il testo che conosciamo, che è stato divulgato, a partire da giovedì della scorsa settimana dopo, il Consiglio dei Ministri. Al momento attuale il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta e quindi non sappiamo se il testo definitivo sarà esattamente quello o se ci sarà qualche piccola o grande variazione, perché il provvedimento è stato approvato appunto salvo intese, quindi vedremo poi in Gazzetta Ufficiale che cosa ci sarà. Quindi questo è bene precisarlo perché può darsi che fra un paio di giorni la situazione sia anche leggermente diversa rispetto a quella che ora commentiamo. Allora, senti Marco, l'articolo 59 parla appunto delle procedure che l'amministrazione scolastica dovrà attivare di qui al 31 di agosto per fare in modo che l'anno scolastico inizi in maniera, diciamo, regolare. Allora, il primo gruppo di operazioni riguarda le immissioni in ruolo fatte da quali canali, con quali strumenti? Ecco, spiegacelo un attimo rapidamente. Allora, diciamo due canali principali, anzi tre, però uno è molto piccolo, di reclutamento che partirà, diciamo, immediatamente sono lo svuotamento il più possibile delle graduatorie di merito che sono in vigore in questo momento, quindi le cosiddette GMR, cioè le graduatorie di merito regionali che vengono dal provvedimento del decreto 59 del 2017, quello delegato dalla cosiddetta buona scuola, e il completamento del concorso straordinario indetto dalla ministra Azzolina, e anche c'è questa, se vogliamo, l'unica novità fondamentale, il concorso riservato a quattro classi di concorso, cosiddette STEM, poi se andiamo a vedere sono praticamente solo matematica, matematica e fisica, insomma. Qui parliamo di 3.000 circa posti che verranno da un'accelerazione del concorso ordinario solo per queste classi di concorso. I gruppi che ho detto sono circa 20.000 docenti dallo svuotamento delle graduatorie. Come si arriva a un numero così alto? Perché comunque nel comma 2 dell'articolo 59, secondo periodo, si prevede sostanzialmente un'accelerazione di assunzioni di quella, chiamiamola graduatoria, poi di fatto è stata di fatto una sanatoria che ha fatto Bussetti per i diplomati magistrali. Quindi da lì verranno moltissime cattedre di questi 20.000 rotti. E poi appunto le altre GAE, le altre GM, eccetera. Qui sono circa 20.000, altri 25-26.000 vengono dal concorso straordinario e altri 3.000 vengono da queste classi di concorso cosiddette STEM. Questo è il primo blocco e saranno tutti assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre del 2021. Chiaramente dovranno fare l'anno di prova, questo è scontato. Allora, questo è il primo gruppo di docenti che dal 1° settembre del 2021 entrerà in ruolo a tutti gli effetti, quindi avrà un incarico a tempo indeterminato. Dopodiché, l'articolo 59 del decreto Sostegni bis prevede una particolare procedura per
per quegli insegnanti che stanno nelle GPS in prima fascia e che hanno già maturato 3 anni di servizio. Ecco, in che cosa consiste questa procedura e quanti insegnanti, a tuo parere, potrebbe coinvolgere? Allora, dovrebbero essere circa 15-18 mila tra posto comune e posto di sostegno. E la procedura sostanzialmente prevede che vengano assunti a tempo determinato, passino di fatto quello che è l'anno di prova sostanzialmente e poi dovranno svolgere, qui entriamo in una nebulosa, perché dovranno svolgere una prova che il decreto chiama una prova disciplinare, senza specificare altro, rimandando su questo a un decreto ministeriale che dovrà arrivare. Prova disciplinare che si passa con una soglia di idoneità. Questo è quello che dice il decreto e anche qui non si specifica niente su cosa sia questa soglia di idoneità, quindi possiamo fare solo delle ipotesi. Poi arrivo alle ipotesi, però lasciami fare una piccola premessa. Questo è uno degli elementi, non è l'unico purtroppo, che secondo me rappresenta un punto molto debole del decreto, perché quando le leggi hanno questo livello di, diciamo, aleatorietà, probabilmente non è la parola giusta, però indeterminatezza. Quando le leggi hanno questo livello di indeterminatezza, il ricorso è dietro l'angolo. Quindi il primo consiglio che mi viene da dare al legislatore è di indicare un po' meglio cosa si intende con questa soglia di idoneità, perché altrimenti chiunque la definisca questa soglia, secondo me è passibile di ricorso poi successivamente. La cosa più probabile è che chi ha scritto la norma abbia in testa che non ci sia un voto in decimi o in centesimi o anche in trentesimi, non lo so, ma ci sia solo un sì, no, sei idoneo, non sei idoneo. Se sei idoneo, per come è costruita la norma, resti in quella scuola per altri 2 anni. Se vieni dichiarato idoneo, resti in quella scuola, hai un contratto a tempo indeterminato che partirà, diciamo, dal 1 settembre 2021, quindi è retroattivo, diciamo così, e per altri 2 anni dovrai restare nella stessa scuola, perché, questo non so se lo diremo, un'altra delle cose che fa il decreto è cambiare il vincolo, il cosiddetto vincolo quinquennale, cioè lo trasforma in un vincolo che è triennale sulla carta, in realtà biennale, perché è incluso l'anno di prova in questi 3 anni, non solo però per la prima assunzione, ma anche dopo ogni trasferimento. Cioè, se tu ottieni il trasferimento, dovrai permanere nella scuola di destinazione per altri 3 anni, ogni volta che ottieni il trasferimento. Quindi questa regola si applica anche a queste persone, quindi se risulteranno idonee, resteranno altri 2 anni nella scuola dove hanno fatto l'anno cosiddetto di prova. Senti, questo provvedimento, come abbiamo detto, è ancora al momento attuale un decreto legge, anzi, peraltro, non ancora neppure ufficiale, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, ma in ogni caso dovrà essere riesaminato anche dal Parlamento. Dalle informazioni ufficiose che abbiamo in questo momento, il dibattito, l'esame dovrebbe partire dalla Camera. E dopodiché quindi verrà trasformato in legge. A tuo parere, a tuo modo di vedere, tu conosci bene anche il mondo della politica, non sei soltanto un esperto di politiche scolastiche, ma hai avuto anche incarichi all'interno di governi precedenti, quindi conosci anche molto bene il mondo della politica. A tuo parere, quali potrebbero essere le modifiche che il Parlamento farà durante l'esame del provvedimento? Cosa potrebbe cambiare secondo te? Allora, alcune delle cose che secondo me sono delle criticità, e non solo secondo me, potrebbero essere affrontate. Vengo dalle cose su più pacifiche, dove è più probabile che si provi ad intervenire. Ed è, perché non l'abbiamo detto, diciamo, la definizione della platea del concorso di questo, delle GPS, diciamo, che possono essere assunte. Qui abbiamo due punti su cui si interviene. Una è più pacifica, nel senso che
Questo provvedimento si applica con due limitazioni. Devono essere in prima fascia e devono avere 36 mesi. Prima fascia GPS, 36 mesi. Allora, queste due cose insieme a un doppio controllo, diciamo così, una doppia limitazione, credo che ci saranno pressioni perché almeno quella dei 36 mesi cada. Quindi se sei abilitato non deve più valere la regola dei 36 mesi. Questa è una cosa che favorirebbe esclusivamente, mi verrebbe da dire, salvo pochissime eccezioni, diciamo due categorie. Una, se così ti dico anche la mia opinione, non faccio solo il tecnico asettico, una è sacrosanta che venga inclusa e sono gli specializzati sul sostegno, anche senza 36 mesi, i certificati sul sostegno che hanno quindi passato una selezione per essere certificati, sia per entrare nel percorso che alla fine del percorso, secondo me devono essere inclusi a prescindere dall'anzianità di servizio. E però questa cosa, toglierla e basta, si porterebbe dietro anche di fatto un'altra, l'ennesima, perché non sarebbe l'unica, sanatoria contenuta in questo provvedimento per sostanzialmente i diplomati magistrali, perché sono l'unica altra categoria che potrebbe avere un'abilitazione senza avere i 36 mesi. Quindi questo è il primo punto che verrà aggredito, secondo me, quello dei 36 mesi, che in parte è una buona notizia e in parte no. Ecco, c'è però ancora un altro aspetto che potrebbe entrare nel dibattito parlamentare e riguarda la questione di chi è nelle GPS ma è in seconda fascia e che legittimamente rivendica il diritto o comunque l'interesse a poter essere immesso in ruolo. Ecco, che cosa potrebbe succedere su questo? Tu cosa ne pensi? Allora, cosa potrebbe succedere? Non lo so. So per Certo. certo che i sindacati hanno già detto pubblicamente, sicuramente la CISL, ma credo anche gli altri, che proveranno a lavorare sulle seconde fasce e quindi immagino agiranno di conseguenza. Che tipo di percorso immaginare per le seconde fasce? Non te lo so dire, però vediamo chi c'è in questa seconda fascia con 36 mesi o meno a questo punto di anzianità. Ci sono tre categorie di persone: quelli che non hanno potuto fare il concorso straordinario, perché non avevano 3 anni di servizio quando è stato indetto, quelli che non hanno voluto, pur potendo farlo, perché pensavano di non passarlo, immagino perché non potevano, perché erano impegnati in altro, e quelli che non hanno saputo passarlo, uso questa formula solo per coerenza, diciamo, retorica, quindi potuto, voluto, saputo, cioè chi non l'ha passato. Queste sono le tre categorie. Io mi viene da dire, se mi chiedi cosa ne penso, che già il fatto che noi pensiamo di trattare nello stesso modo chi non ha potuto, chi non ha voluto e chi non ha saputo fare una cosa, qualunque cosa, di per sé secondo me è un errore. Ecco, c'è un tema forse che merita di essere anche un po' approfondito. Ora, con questo decreto legge si introduce un meccanismo un po' particolare, cioè si utilizzano le GPS che erano state costruite e pensate per assumere a tempo determinato, le si utilizza per fare assunzioni a tempo indeterminato, perlomeno per prefigurarle. Ecco, forse c'è qualcosa di un po' critico in questa operazione. Cosa ne pensi? Sì, io penso che sia probabilmente l'aspetto più critico di tutta l'operazione. Quindi io non sto dicendo che non si debba trovare una soluzione per quelle persone che stanno in prima fascia o le altre cose che abbiamo detto sulla seconda fascia. Cioè, il tema esiste e va affrontato, però assumere proprio giuridicamente, assumere da GPS, quindi da una graduatoria fatta per le supplenze, è un precedente molto pericoloso. Per due motivi fondamentalmente. Di fatto stiamo tornando a fare le GAE, chiamandole in un altro modo, con tutta la fatica che abbiamo fatto per chiuderle. E questo si porta dietro due problemi. Uno, appunto, ricorsi, precarizzazione. Noi lo sappiamo che cosa ha prodotto le GAE. Chi entra nel mondo della scuola oggi non se lo ricorda, ma se lo faccio raccontare dai colleghi entrati in ruolo dopo 10-15 anni di precariato nelle GAE, questo è il primo problema. E perché, secondo problema, qual è il motivo per cui da qualche anno si fa un concorso
Lasciamo stare l'ultimo periodo che ha avuto altri problemi. Però si fa un concorso ogni 2 anni, ogni 3 anni al massimo, perché le GAE si stavano svuotando. Quindi lo Stato era costretto a fare un concorso ordinario perché non aveva lo strumento per assumere se non il concorso ordinario. Quindi lo svuotamento, cioè la riapertura delle GAE, di fatto, si porta dietro anche dire addio ai concorsi. Quindi è contraddittorio l'intervento dello Stato. Da un lato propone di fare un concorso all'anno, dall'altro propone di creare le precondizioni, soprattutto con le modifiche sulle seconde fasce di cui abbiamo parlato, per non fare mai più un concorso ordinario. Senti, a proposito di norme curiose, ce n'è una che ti voglio sottoporre, che sicuramente anche tu hai visto, ed è quella che parlando delle commissioni di concorso e anche per i concorsi per le classi STEM, dice che le commissioni che concluderanno i loro lavori entro il 31 luglio, anziché successivamente, avranno, come dire, una sorta, chiamiamolo, di premio di produzione, cioè avranno un compenso aggiuntivo. E credo che questo venga fatto per invogliare, per spingere le commissioni a lavorare celermente. Tu che cosa ne pensi di una norma di questo tipo? Devo proprio commentarla? Cioè io, allora, mettiamola così. Io penso che se il legislatore è consapevole che il compenso per i commissari è, non dico iniquo, facciamo i liberali, diciamo, non corrisponde, non incontra domanda e offerta, diciamo, da questo punto di vista. Quindi è sbagliato dal punto di vista proprio delle regole economiche. Se il compenso dei commissari non funziona, non produce gli effetti. Io credo che il legislatore debba assumersi la responsabilità di cambiare per tutti il compenso. Dopodiché si vuole dire invece il contrario, che chi non finisce entro un tempo giudicato congruo vedrà ridotto il proprio compenso. Non so se sia giuridicamente ammissibile, però mi sembrerebbe più sensato. Ecco, mettiamolo così. Aumentiamolo per tutti. E puniamo, tra virgolette, chi non riesce a svolgere i compiti nei tempi assegnati. Bene, ringraziamo Marco Campione per questo esame molto ampio e anche molto approfondito delle più importanti disposizioni contenute nel decreto legge Sostegni bis, che lo ricordiamo, è ancora del tutto provvisorio, almeno oggi, 25 maggio. Abbiamo ancora il testo, abbiamo ancora un testo provvisorio, non ufficiale. Probabilmente fra poche ore il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quel punto potremo parlare con maggior contezza dei diversi problemi. Quindi ci auguriamo di poter incontrare nuovamente Marco Campione per parlarne ancora e per approfondire ulteriormente questi problemi. Grazie a Marco Campione. Grazie a voi.